l'ex Parlamento e l'ex Europa con i nostri referenti Maglio Di Stefano e Nunzia Catalfo. Grazie. Grazie Ria, grazie a tutti per essere qui. Tantissima gente ed è davvero importante. Io partirei in realtà da alcune parole dette da Luigi ieri, che ha detto un concetto molto importante per me, specie in questi 4 mesi di governo, dove noi, ad esempio, con un ruolo di governo, sono sottosegretario agli esteri, come sapete, l'abbiamo vissuta questa mutazione, questo dover adeguarci ad alcune cose che cambiavano. Ieri Luigi ha detto, è vero che come quando guardi una foto di quando eri piccolo magari non riconosci più l'aspetto, ma guardi negli occhi quella foto e riconosci la tua stessa anima. Allora, l'anima del Movimento 5 Stelle, come ha detto ieri Luigi sempre, è esattamente Rousseau, ed è quel fil rouge che collega il movimento del 2005, anche se non c'era ancora Rousseau, al movimento che sarà nel 2050, perché la vera anima è la partecipazione, l'orizzontalità del percorso. Davide diceva che la regola dei 2 mandati è sacrosanta, e nonostante lo pensiamo tutti noi, che siamo dentro quelle istituzioni a portare avanti le nostre battaglie da dentro i palazzi, mentre voi lo fate da fuori, tutti, tantissima gente, quando ci ferma, magari anche per carineria, non lo so, ci dice questa regola dei 2 mandati, però se penso che poi tu non ci sarai più mi disturba, lo dicono a me, lo dicono a tanti altri, no? Ma è questo il punto, che non è il fatto che Maglio non ci sarà più fra 2 anni che farà perdere al movimento la sua capacità, perché quello che abbiamo costruito è uno strumento, non è un partito o un insieme di persone capaci, è lo strumento che stiamo costruendo e che fa la differenza. Un giorno parlavo con un filosofo politico e gli chiesi, secondo lei qual è il vero partito populista in Italia? E lui mi disse, bene, l'accezione pura del termine partito populista, ovvero dove c'è una totale rappresentazione diretta dell'elettore nel suo leader, l'unico partito populista è Forza Italia. Perché? Perché il giorno che dovesse sparire per qualche motivo Silvio Berlusconi, sparirebbe l'intero partito. Noi stiamo facendo il percorso diametralmente opposto. Noi stiamo creando un movimento che sopravvive a qualunque cambiamento nella sua, seppur per motivi pratici, leadership, nella sua strutturazione, nei suoi parlamentari, nei suoi membri del governo. Io guardo, quando parlo con Luigi, ma con tutti gli altri ministri, vedo una pura consapevolezza che il loro lavoro, quello che stanno facendo ogni giorno, è un lavoro che potrebbe essere fatto magari con toni diversi, con capacità diverse, con sensibilità diverse, ma da chiunque un giorno potrà andare al posto loro, perché quello che gli lasciamo è un pacchetto completo di informazioni. Guardate che ogni giorno quello che portiamo in Parlamento, anche nella contrattazione con la Lega Nord, perché tutto quello che oggi arriva in Parlamento ovviamente dobbiamo valutarlo insieme con la Lega Nord, non possiamo far finta che non ci sia un governo ovviamente fatto su un contratto, ma noi abbiamo la forza di dire, guardate che questa proposta è stata sostenuta da migliaia di persone, è stata modificata da migliaia di persone ed è qui dopo anni di dibattito pubblico. Io mi rendo conto che la più grande differenza che abbiamo, la più grande, non è la visione politica, è avere risposte. Giancarlo prima diceva, siamo stanchi di chi si lamenta, vogliamo gente che propone e che abbia risposte. Ne abbiamo una valanga di proposte, tra l'ex iscritti, tra quelle che arrivano come commenti ed emendamenti all'ex Parlamento, quello che gestiamo io e Nunzia. Vi faccio alcuni esempi. Abbiamo recentemente approvato la norma di Italian Esci e elezioni pulite, una norma di buonsenso, di cose facilissime, le cabine non diventano più queste ampolle chiuse dove non si vede cosa c'è dentro, ma diventano delle cabine a mezzo busto dove copro soltanto le mani, perché non devo vedere se stai fotografando una scheda, forse conveniva a qualcuno fino ad oggi. Oppure l'urna che diventa trasparente, così posso vedere se c'è già del materiale dentro quando inizio la mattina a prendere le schede votate. Questa proposta, semplice che sia, è stata emendata e lavorata da tanti di voi tutti insieme. Quando l'abbiamo portata in Parlamento non c'è stato nessuno di altri partiti che ha avuto qualcosa da aggiungere, perché non c'era più niente da aggiungere, era già il frutto dell'intelligenza collettiva, ed è quella la differenza. Guardate, io quando sono entrato al Ministero degli Affari Esteri 4 mesi fa ho avuto una settimana di fiato corto. Veramente, mi sentivo perso, perché è una macchina da 1800 dipendenti, dove
onestamente non dico che cercassi qualcun amico, ma quantomeno riconoscere quelli nemici. Quelli neutri non ce ne sono più di tanti, mettiamola così. E lì mi sono chiesto cosa sono le cose che dobbiamo fare prima possibile da questo ruolo. Io mi rendo conto che io e Luigi ho detto una cosa importantissima: noi oggi siamo quelli che possono fare, ed è una cosa stupenda, ma una responsabilità enorme, perché quando puoi fare anche facilmente, puoi anche fare delle cazzate enormi facilmente. È facile, è lì il confine, è lì, ma quel confine è Rousseau per noi. E allora abbiamo iniziato, ho detto: io vorrei fare tre cose. Una riforma della cittadinanza, perché oggi abbiamo 60 milioni di persone in Italia e potenziali 60 milioni fuori dall'Italia. Non è normale come funziona la nostra cittadinanza. Siamo l'unico paese con una cittadinanza totalmente deregolamentata, in sostanza. Vorrei fare una riforma del voto all'estero. Ed è pronta e nasce da Rousseau. Perché non me lo ricordate, me lo ricordo perché lo seguivo. Noi abbiamo una riforma della cittadina, del voto all'estero, che scrisse Di Battista nel 2014, passò su Rousseau e oggi l'abbiamo ripresa, siamo partiti da quella, l'abbiamo aggiornata un po' alle circostanze di oggi, che cambiano a me da alcune leggi nel frattempo, ed è pronta. E vorrei soprattutto far sì che i nostri italiani all'estero abbiano una struttura consolare, una struttura di sostegno agli italiani che sia all'altezza di un paese che è la seconda economia europea e la settima del mondo. Siamo un paese oggi che abbandona gli italiani non solo in patria ma anche fuori dalla nostra patria, e nel frattempo spendiamo una valanga di soldi per cose totalmente inutili. E allora questi tre erano i miei obiettivi, e mi sono accorto che in effetti tra l'ex Parlamento e l'ex iscritti abbiamo già tutto. Per quello dico a chi ogni volta mi ferma e mi dice ma la regola dei mandati, dico non si preoccupi, perché quando me ne andrò io entrerà qualcuno alla Farnesina oppure di nuovo in Parlamento al posto mio, non gli dovrò fare un passaggio di consegne come si fa in azienda, glielo potrò fare soltanto sul come porsi magari dentro le istituzioni, sul come capire come lavorare, ma cosa portare avanti ce lo dice la nostra rete di conoscenza, ed è quello il nostro più grande patrimonio. L'ex Parlamento è esattamente questo, è il percorso per cui, se Maglio Di Stefano ha un'idea, la traduce in una bozza di legge, si evita che possa essere un'idea sbagliata, perché ognuno di voi ha la possibilità di lavorarci sopra, di propormi modifiche e dirmi anche che è una proposta totalmente sbagliata, e io ho l'obbligo di verificare. Vi dico una cosa che non dobbiamo nasconderci nulla: tutti i parlamentari nuovi che sono entrati non è che tutti avevano ben chiaro questo meccanismo, è normale, perché tu vieni da fuori, magari hai utilizzato l'ex iscritti, non sai come funziona l'ex Parlamento, quindi tutti avevano 2000 idee. Pensate che siamo praticamente quasi 400 ora in Parlamento, abbiamo ricevuto una valanga di proposte depositate alla Camera, al Senato. Io a un certo punto ho chiamato il capogruppo e ho detto, ferma, anche Nunzia al Senato, fermiamo tutto, perché non può essere che arrivi l'indomani hai una proposta da depositi senza considerare che c'è qualcuno fuori, come abbiamo sempre detto, che deve poterci mettere le mani. E tutti i parlamentari nostri hanno portato su Rousseau le proposte che avevano fatto, trovate tantissimo materiale su cui lavorare, e sono felice che in questi giorni abbiamo presentato, da ieri di ieri abbiamo presentato una modalità nuova per iscriversi più velocemente, tanto altro stiamo facendo, è una mia battaglia personale, d'altronde di base sono un ingegnere informatico e da tanto tempo penso che dovremmo rendere il meccanismo più snello, più veloce, più intuitivo, ma so, perché ne parliamo ogni giorno con Enrica, con Davide, che è proprio il percorso che stiamo facendo. E tutto si incastra in una visione di paese diversa che abbiamo, un paese a misura di cittadino, di intelligenza collettiva, tra il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero dello Sviluppo Economico dove c'è Luigi e altri ministeri, stiamo mettendo a punto un progetto italiano globale che punta alla digitalizzazione, all'impresa 4.0, alla blockchain, stiamo mettendo al MISE, abbiamo fatto una call for expert per avere le migliori menti italiane sulle blockchain e applicare quella piattaforma a tutto. Un giorno magari anche Rousseau sarà su blockchain e riusciremo a coinvolgere tutti voi, non avere paura di attacchi hacker e quant'altro, e essere anche più veloci nella gestione che facciamo. Questo per tornare alle parole con cui ho aperto, che sono quelle di Luigi di ieri. Il Movimento 5 Stelle, Rousseau stesso, è un percorso di cittadinanza attiva in costante mutamento. Prendere atto di questa consapevolezza, rendersene conto, significa che ognuno di noi si renderà conto di essere un tassello di questo grande sogno
che porta il suo contributo, il suo beneficio al mega progetto, e fra 5, 10 anni, 20 anni non sarà importante soltanto esserci stati, ma aver contribuito in modo attivo a questo futuro nuovo, diverso, migliore, che ci coinvolge tutti. Io vi invito ancora una volta a registrarvi su Rousseau, a lavorare con noi e a essere partecipi. Vi ringrazio e do la parola a Nunzia Catalfo. Grazie, grazie Maglio. Maglio ha detto tanto. Voglio ribadire le parole che hanno detto Davide, Maglio, anzi una parola. La parola è partecipazione. Quella partecipazione che negli anni chi amministrava, chi governava, ci ha fatto vedere lontana. Quella partecipazione che un uomo come Gian Roberto, con, a maggior ragione con la creazione di Rousseau, ha messo al centro dei cittadini. Questo è quello, è il vero cambiamento. Rousseau è la possibilità, dà la possibilità a ciascuno di noi di costruire insieme quello che vogliamo per il nostro paese. Le leggi non devono essere l'invenzione di uno. Le leggi e le norme si fanno attraverso l'ascolto attivo di tutti coloro i quali poi le subiscono, cioè i cittadini italiani. E Rousseau è un grande strumento, uno strumento con cui ognuno di noi, con le proprie competenze, con le proprie intuizioni, con i propri pensieri, a volte anche con le proprie frustrazioni, perché noi ogni virgola, ogni preposizione che è contenuta in una legge poi ricade pesantemente a volte sulla nostra vita, e quindi è un modo per mettere tutti insieme e per far partecipare ognuno di noi alla redazione di una legge, affinché quella legge, quella norma sia a misura di uno Stato, a misura dei cittadini, e che rispetti la Costituzione e i diritti dell'uomo. Questo è Rousseau, un grande progetto, un progetto visionario, un progetto che grazie a tutti, grazie anche a Davide, ad Enrica, sta continuando ad ampliarsi, sta diventando sempre di più partecipativo, e al quale ognuno di noi deve partecipare, ognuno di noi si deve collegare, perché è l'opportunità di dire: io su questo la penso diversamente, su questo ascolta, è un'esperienza di vita e le cose vanno così, si scrivono così, ho una professionalità che mi dice che questa cosa si fa in questo modo e potrebbe essere invece scritta e normata in un altro modo. Ed è così che è avvenuto con la class action che abbiamo appena approvato alla Camera, col reddito di cittadinanza, l'ho redatto io nel 2013, era un disegno di legge diverso, noi abbiamo avuto 9.000 proposte di suggerimenti, di modifiche, e il disegno di legge si è arricchito, è diventato un'altra cosa, e adesso grazie alla partecipazione di tutti e attraverso appunto l'ascolto attivo che si deve avere verso tutti, che a volte non si può avere perché non sempre ci possiamo trovare così come ci stiamo trovando adesso a parlare, a colloquiare, magari dopo continueremo a parlare dei nostri problemi, però a volte ci sono le distanze, e Rousseau, internet e poi Rousseau attraverso questa piattaforma, le distanze diventano nulla e ci si può parlare, ci si può confrontare e si può arricchire il dialogo, si possono arricchire le norme, e una norma può diventare davvero a misura dei cittadini. E finalmente la politica non è così lontana da noi, come penso come tutti voi. Io mi sono svegliata da cittadino non attivo a cittadino attivo perché sentivo l'esigenza di voler partecipare, perché sentivo la politica così lontana da noi cittadini, da quello che erano i nostri bisogni, di quello di cui aveva bisogno il lavoratore, la famiglia e tutti, i bambini e gli invalidi, tutto quello che riguarda la nostra vita era lontana. E invece adesso abbiamo la possibilità ancora di più di partecipare. Quindi non aggiungo molto, dico che è meraviglioso, è un sogno meraviglioso,
è qualcosa che non esiste da nessuna parte. Io so che Davide, che Enrica vanno in giro per il mondo a spiegare che cosa è questo sistema operativo di partecipazione in cui tutti, finalmente tutti, possono dire la loro, tutti possono costruire le norme per il proprio paese. E quindi diffondete, partecipate, iscrivetevi e faremo delle leggi ancora migliori di quelle che stiamo facendo. Grazie.